Il mio consiglio è positivo, ovviamente ci sono dei prerequisiti, no? Il prerequisito della trasparenza direi lo metterei al primo posto, no? Che non è solo essere auditati, essere auditati ovviamente è indispensabile, ma la trasparenza come concetto, come approccio da parte non solo della proprietà ma anche del management, perché quando uno è quotato deve essere trasparente, il suo principale dovere è la trasparenza. Dopodiché bisogna avere un'apertura, bisogna essere in grado di comunicare i risultati con una certa frequenza, forse persino eccessiva, voglio dire, le trimestrali ce le abbiamo solo qua, tanto per intenderci, comunque comunicare nel bene e nel male e quindi avere un'apertura. Questo può essere anche problematico perché ovviamente porta con sé delle problematiche di comparazione tra chi è quotato e chi non lo è, perché chi non lo è ed è concorrente per esempio sa tutto di te, mentre tu non sei nulla di loro, no? Quindi questo è un po' una simmetria informativa che bisognerebbe superare. Però io vorrei ancora mettere il punto su un paio di elementi critici. Allora, la dimensione è un problema importante, no? In Italia la maggior parte delle imprese sono piccole. Se noi guardiamo le imprese sopra i 250 milioni di fatturato, diciamo, le nostre sono circa la metà di quelle francesi e circa un terzo di quelle tedesche. Quindi siamo pieni di piccole imprese, ma la dimensione dell'impresa rimane un problema. E con dimensioni piccole la quotazione è una cosa complicata, anche perché l'attenzione degli investitori, dei fondi di investimento, degli investitori privati, alle imprese troppo piccole è scarsa. Io ve lo posso dire, noi siamo sopra questa dimensione, però non siamo contenti dell'attenzione degli investitori nei confronti del nostro titolo, perché voi sapete che l'Italia, in particolare l'Italia, è un paese in cui ci sono tante risorse finanziarie, ma poche finiscono a finanziare realmente le imprese.